passi da una all'altra alle 8. Vedete qua invece di cantare stupidaggini. Statistica. Aumentano i casi di apparente sterilità tra le coppie. Talvolta passano degli anni prima di poter concepire il desiderato figlio. Lo stress è il principale accusato. È sempre lo stress. Comunque, guarda, non è mica facile concepire il figlio al primo colpo. Io conosco tante coppie che hanno dovuto provare e riprovare più volte prima di avere il figlio. Senti, guarda, al giorno d'oggi non servono tante prove. Basta una provetta. È vero? Lo faranno in provetta. Ci fa anche un vino artificiale. Come artificiale non deve essere il vino che tu adesso ci darai, per fare un esempio. No? Due dosi. Due dosi qua di... in provetta. No bianco però, senti, guarda che prende il bianco, ma no bianco! Metti giù quella bottiglia. Metti giù quella bottiglia. Metti giù quella bottiglia. Ecco. Come devo dirtelo? No bianco, no bianco. Ecco, lui. Mirella, è pronto? Dov'è Andrea? È sempre in ritardo, sempre in ritardo. No, voglio che mangiamo tutti insieme, almeno a cena, eh? Come dopo scuola? Tutti i giorni dopo. Mamma! Sei arrivato? Piangi già? Piangi, devo ancora sberlottarti, già piangi? Come mai piangi? Cos'è successo? Dove sei stato fino adesso? Dopo scuola. E cosa è successo? Oggi mi hanno cambiato di posto. Come ti hanno cambiato di posto? Ma ti hanno cambiato di posto? Io da settembre ero sempre davanti. E adesso dove ti hanno messo? Al centro? No, mi hanno messo dietro. Oh, dietro ti hanno messo? Beh, non importa, dai, bisogna abituarsi a cambiare di posto, andare avanti e indietro. Così vuol dire che ti farai un po' di fiato, vai avanti, in attacco, poi torni indietro a difendere, vai avanti e torni indietro, vai avanti. Ma mi hanno messo dietro, io dietro, non vedo bene. Oh, per forza che non vedi bene. Ma è lì che devi far fiato, no? Ma non vedi bene. Ma allora ti sposti, no? Prendi e vai avanti. Quando c'è la... E vai avanti, poi torni indietro a difendere, vai... Ma te l'ho appena detto. Ma non mica devi star là dietro, per forza che non vedi. Si va in attacco, si va a correre, si fa il fiato, no? Ma papà, ma chi è davanti sta fermo davanti e chi è dietro sta fermo dietro noi. Ma state fermi tu? Mirella, hai sentito? Stanno fermi al loro posto. Ma che schemi usate? Che schemi usate? Ma cosa vi insegnano? Ma che il giorno d'oggi le squadre devono essere elastiche, tutti su in attacco, tutti giù in difesa, tutti su in attacco, avanti, indietro, su e giù, su e giù, su e giù, hai capito Andrea? Ma quante volte ti ho spiegato questi schemi qua? Eh? E tu sei rimasto fermo là dietro? No. No, perché dopo... Non ce la facevo più, dopo un po' ho alzato la mano, sono uscito. Ah, sei uscito? Ah, sei uscito e si è fatto sostituire? Ma dopo sono rientrato. Ma come sei rientrato? Ma vai avanti e indietro, ma che gioco giocate? A pallanuoto che andate fuori e tornate dentro? Che giocate? Non ce la facevo aspettare la campanella. Che arbitro avete? Ma come? L'arbitro è il fischietto, non ha la campanella, vabbè che è vestito di nero, ma non è mica... Ha perso il fischietto che ha usato la campanella. Cosa piangi? Mirella, porta pasta e fagioli qua per il piccolo che deve cominciare a crescere. Come non ti piace la pasta e fagioli? Guarda che la pasta e fagioli la mangiava anche il nonno, la mangiava, è diventato grande, ha vissuto fino l'altro giorno, sai. È sempre fiero. Dopo è morto però. Guarda, stai attento, sai, cosa vuoi? Cosa vuoi? Che non ti piace la pasta e fagioli? Eh?
sofficini. I sofficini! Oh, i sofficini vuole, i sofficini, Mirella! I sofficini! Guarda, guarda che i sofficini! Adesso mangi la pasta e fagioli. Mirella, doppia razione al piccolo qua di pasta e fagioli. Pasta e fagioli e vino rosso. Se vuoi crescere e diventare grande come il nonno, hai capito? E forte devi diventare. Forte perché ieri da piccolo mangiava pasta e fagioli, mangiava. E corre come un treno. Vai a prendere la schedina. Non sembra neanche mio figlio. Buonasera e benvenuti a Fenomeni, la nostra indagine sull'uomo quale meraviglia della natura, con potenzialità fisiologiche incommensurabili, capacità psichiche straordinarie, poteri cerebrali sbalorditivi. Oggi abbiamo il piacere di avere qui con noi l'uomo più fuori sincro del mondo. Buonasera. Buonasera. Allora, lei è l'uomo più fuori sincro del mondo. Sì, confermo. Come ci si sente in questa sua condizione particolare? Beh, guardi, io vivo questa mia situazione, insomma, in modo abbastanza normale. Non me la sentirei di aggiungere altro perché altrimenti magari poi sforiamo con il programma perché sono sempre... D'altra parte è sempre così quando si ha a che fare con l'uomo più fuori sincro del mondo. Grazie per l'intervento. Grazie a lei. Arrivederci a tutti. Buonasera amici telespettatori, buonasera da Lidia e da Fernanda. Io sono Lidia. Ben ritrovate all'angolo della cucina, la ricetta di oggi. Ricetta di oggi. Ecco, e ricordiamoci che noi siamo fatti di quello che mangiamo. Brava Fernanda. E se siamo ancora così giovanotte e spavalde è perché le nostre mamme ci hanno sempre dato da mangiare di tutto. La pelle, come gela la pelle, Licia. Facciamo invidia alle ragazze di oggi. No, sempre no. Invece le donne di oggi sono in difficoltà. Non ti che spusa, l'ho costato buttando. Tasi che sono... Le ragazze di oggi, scusate la digressione, le ragazze di oggi, le mamme di oggi sono in difficoltà perché i fiori di oggi non vogliono più mangiare niente, neanche solo che porcherie mangia. Solo che porcherie che sarebbe la... Mamma, crompami il popcorn, e l'Happy Meal, e cicico, poi dammi questo, dammi quello, ti dico... Le patate fritte, il ghiacciolo... Non state a farci neanche parlare. E allora, noi siamo qua per insegnare alle mamme a dare ai bambini da mangiare di tutto. Per farvi per esempio, ecco. Cosa c'è di meglio di un bel piatto, eccole qua, di lumache fresche, sane, pure dei nostri boschi. Ecco. Ditemi voi cosa c'è di meglio. Ecco. Perché solo che i fiori, appena che vede un 4 lumache così sul piatto, le metti là sul piatto. Sì, ma... Per l'amor di Dio, non le voglio, mamma. Sono troppo che assomigliano a dei vermi, no? Sono troppo che slichignose, troppo no? Sono duro, troppo qua, no? Sono troppo qua. Mollo, troppo che si arria da... Ecco, allora, noi siamo qua per insegnare alle mamme a dargli di nascosto isciosi... Ricetta di oggi. Macedonia di frutta... Fate in casa. Si crompa una macedonia di frutta. Fate in casa. Si mette già. Butta dentro la latrina. Si tira fuori un coso di... dei disciosi belli, sani dei nostri boschi. Certo. Cosa si fa dopo? Ecco, allora, se c'è pesciosi, si dà una bella scottatina. Una bella isciosi. Attente alla temperatura del gas, che è importante. Ecco. Attente, qua. Vuole una fiammata. È un momento. Che vuole così, la temperatura deve essere dai 2,90 ai 300. Ecco. Non uno di più. Ecco. 18 secondi.
18 secondi, quanti li passai, Fernanda? Sarà 17. Ben venga. Ecco qua. Allora adesso... Sì, aspetta, aspetta, si scola, che lei è importante scolarle dall'olio. Ecco. Ecco qua. Più o meno lei 4 sciosi ogni mezzo chilo di frutta. Ecco qua. Attenti perché bisogna confondere. Ecco, basta, questi li facciamo dopo. Si dà una bella remenata col coso qua, fatica, meno sonte. Sai una che bella con queste piccole robe di oggi non in modo sono abituata. Che si scondino. Guarda dentro qua. La Macedonia. Uno a uno va mischiato. Con la frusta, cosa fatto con la frusta? Che... Ecco la qua. Fa un scherzo. Si prende uno a uno, si dà una bella mischiata. Ecco qua un bel piatto estivo, che andiamo incontro alla bella stagione, di Macedonia, di frutta, fatti in casa, preziosi. Guarda, oggi è una giornata che io non lo so. Non lo so, guarda. Lo so io. Lo so io. No, che ne so io. Sarà la stagione. Guarda che in primavera. Ho fatto una fatica a alzarmi stamattina, guarda che non ho idea. Niente, il tempo passa. Sto invecchiando. Bisogna rassegnarci anche questa, poi anche, guarda, la vista mi sta calando, me l'ha detto anche il medico l'altro giorno, il passo è malfermo, e niente, po', niente, sento tutti i miei anni, niente da fare. Così. Ma senti, devi guardare le cose dal lato positivo anche tu, però. Devo fare. Tu pensa che hai le balle che ti girano come quando avevi 20 anni, eh? Quello ti do ragione. Le balle che questo girano. E l'altra è la rogna e il reumatismo, ma le balle girano come quella volta. Fuori due dosi qua. Fuori che si festeggia. Si festeggia. Sì, ma non beviamo però, non beviamo, non beviamo. Cosa ho detto? Che ho le balle che girano. Non beviamo. Non beviamo. Non beviamo.